Se c'è un'azienda in particolare dove negli anni addietro non avrei mai pensato di andare a investire, è proprio questa. Parlo di Innovative Property Trust, un REIT che si occupa della gestione di proprietà in ambito coltivazione, utilizzo e, diciamo, stoccaggio cannabis ad uso medico. È un discorso che faccio perché ovviamente non è un settore che capisco in maniera particolare. Però comunque ne ho percepito la possibilità di crescita futura proprio perché in ambito medico legalizzata e diciamo autorizzata all'uso da parte di enti governativi, quando si tratta di monopoli ci si trova sempre in una situazione in cui è difficile che almeno nel brevissimo periodo che questa tipologia di asset vada a essere puntato da delle problematiche legislative, perché chi li va a diciamo poi commercializzare è stato autorizzato da enti governativi. In questo particolare, Innovative Property Trust, che ha proprietà negli Stati Uniti d'America, occupa la sua ampia gamma di proprietà negli Stati Uniti d'America per la vendita in alcuni stati che sono quelli che al momento l'hanno legalizzata, e sembra che questi stati possano essere in aumento negli anni futuri. Ne parliamo subito dopo la sigla. Ed eccoci qua su investing.com, andiamo un attimino a dare un'occhiata a quella che è la parte finanziaria di Innovative Property Trust. In senso, da quando è stata quotata nel 2017, possiamo vedere come il total revenue e il net income sono stati sempre in costante aumento e tra l'altro in maniera molto ma molto importante, molto esponenziale, proprio perché in ambito legislativo, come dicevo prima, le leggi che sono state create nei vari stati, ma anche a livello federale, che diciamo non sta andando a pressare per eliminare questa tipologia di mercato, hanno diciamo aumentato le vendite e per cui la necessità di avere spazi che siano autorizzati alla coltivazione e stoccaggio del cannabis a uso medico. Ovviamente ci sono delle particolarità riguardo a queste costruzioni, però quello che mi preme dire è che secondo me nel breve periodo non ci possono essere delle particolari motivazioni che vadano a farci pensare che questa tipologia di mercato possa essere attaccato a livello legislativo. Tra l'altro, Innovative Property Trust è la posizione più grande nel mio portafoglio in assoluto fra sia il mio mercato, diciamo il portafoglio azionario, che quello dei REITs. Per cui ovviamente è una cosa in cui credo particolarmente e essendo la posizione più grande, posso anche andare a dire che nei prossimi anni tenderò a ridurla perché ovviamente il mercato, credo e spero, anche perché si tratta di un uso medico, vada a saturarsi un po' di più e per cui anche i margini potrebbero andare a ridursi perché in ambito diciamo di REITs in questo momento Innovative Property Trust non ha praticamente dei competitors, ma nel futuro, fiutando il business, ne potrebbero arrivare altri. Appunto, se andiamo a vedere qui un attimino quello che è il revenue e il gross profit, siamo passati da 6 milioni di dollari di revenue a quasi 117 nell'arco di 4 anni e per quanto riguarda il gross profit da 6 a quasi 112, per cui si può capire che in questo caso l'azienda è in forte espansione. Tra l'altro il net income che era leggermente negativo il primo anno che l'azienda appunto ha cominciato a operare sui mercati azionari, si è arrivati a un certo punto ad avere un net income di quasi 66 milioni di dollari su, diciamo, un fatturato di 116, che secondo me è ottimo. Se andiamo a vedere il sito dell'Innovative Property Trust, andiamo a vedere quelle che sono tutte le proprietà che in questo momento l'azienda ha. Sono, come si dice qui, il portafoglio nazionale è composto da centri industriali specializzati e delle serre, delle costruzioni serie che sono 100% date in leasing a delle entità che sono autorizzate dai governi locali, quindi dai governi dei vari stati che compongono gli Stati Uniti d'America, per un uso medico della cannabis, appunto per farla coltivare. Queste facilities sono una missione critica, appunto,
per gli operatori del settore, perché si trovano in degli stati che sono ben rodati, che hanno una robusta regolamentazione per quanto riguarda il punto di vista della legalizzazione e anche dell'ambiente nella coltivazione della cannabis. E qui possiamo vedere la lista di tutte quelle che sono le greenhouse o le costruzioni. Abbiamo Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, anche New York. Poi abbiamo Ohio, North Dakota, Pennsylvania, Texas, Virginia e Washington. Per cui si tratta comunque di una ottima distribuzione, e come si può vedere anche dalla mappa, sia sulla East Coast che sulla West Coast, ma abbiamo anche qualcosina al sud e qualcosina al nord degli Stati Uniti d'America. Per cui l'azienda è ben diversificata su tutto il territorio nazionale. Abbiamo appunto un po' di buchi nella parte sud e nella parte nord, però in linea di massima l'azienda è molto ma molto ben diversificata sul territorio nazionale degli Stati Uniti d'America. Il team è composto come Executive Chairman da Alan Gold, e qui viene spiegato un attimino tutto quello che è il management dell'azienda, che per quanto ho potuto vedere si tratta comunque di persone che sono molto nel settore, che sono nel settore da un po', e addirittura Alan Gold è dal 2017, da quando l'azienda è stata quotata, alla guida dell'azienda, per cui si tratta di un'azienda che al momento ha lo stesso management, e per cui la crescita è anche da riferirsi alla buona gestione da parte del management, che sta portando appunto la propria azienda ad avere dei risultati eccezionali in un settore che fino a qualche tempo fa veniva visto come un po' il demone da evitare. Come si svolge il business viene spiegato un pochettino qui. Tra l'altro, quello che è importante, essendo REITs, il 90% del taxable income viene distribuito sotto forma di dividendi agli investitori come me. E dal 2017 il dividendo è andato sempre a essere pagato in maniera trimestrale, sempre consecutivamente, senza nessun blocco. Come viene spiegato qui, Innovative Property Trust è, diciamo, il pioniere nell'investimento del real estate per quanto riguarda l'uso medico della cannabis. È stata fondata nel 2016 ed è stata la prima azienda ad essere quotata in borsa nel New York Stock Exchange col ticker IIPR, e che provvede appunto a mettere a disposizione dei real estate che servono appunto per coltivare e per stoccare la cannabis a uso medico. Questa è una foto di una delle serre delle greenhouse. In questo caso stiamo vedendo la farm dei Wilcox in Arizona, dove appunto vengono coltivate le piante di cannabis a uso medico. Quello che viene riportato anche qui è molto interessante, perché ci si tratta di un tremendous momentum, viene detto qui, un momentum tremendo per quanto riguarda il fatto che in questo periodo storico particolare la legalizzazione della cannabis a uso medico è in forte trend di crescita, proprio perché si va un po' a distaccare da quello che era la visione negativa che c'è stata negli anni passati, perché utilizzando i determinati principi attivi può essere usata ad ampio spettro in uso medico per trattare diverse patologie e non una patologia univoca, principalmente quella del dolore, ma ce ne sono tantissime altre. Per cui si tratta di un qualcosa che può essere distaccato dalla visione comune che c'è stata fino ad oggi, e può essere più vista come appunto una vera e propria medicina che possa andare appunto a alleviare i dolori di molte persone. Qui viene anche riportato una review di ArcView Group, che va a prevedere che il business della cannabis crescerà dai 12 milioni e 4, dai 12 miliardi e 4 del 2019 a quasi i 34 miliardi del 2025, per cui in 6 anni possiamo vedere che si vada un attimino quasi a triplicare quello che è il business totale di questo mercato. E ovviamente essere i primi ad essere entrati sul mercato sotto forma di real estate può essere un grosso vantaggio competitivo per Innovative Property Trust, che per un piccolo periodo di tempo si può trovare in praticamente in una situazione di monopolio. Ed è quello, come ho spiegato diverse volte nei miei video, che cerco di trovare nelle aziende in cui vado a investire, trovare aziende che in un modo o nell'altro, per un periodo di tempo breve, medio, lungo, possono trovarsi in una situazione di monopolio, proprio perché hanno dei vantaggi competitivi non indifferenti. Se andiamo a vedere un attimino l'andamento su Simbio Street, possiamo vedere che l'azienda in questo momento ha avuto un rintracciamento, e lo possiamo vedere proprio in questo grafico a 3 mesi, è passata dai massimi di 220 dollari ad azione, toccando un minimo di 165, al momento si trova a 188.
Per cui diciamo è un ottimo momento per rientrare in azienda. Praticamente è ritornata a dei livelli che erano quelli del dicembre 2020. Per cui è una nuova opportunità per quanto mi riguarda per continuare col mio dollar cost averaging e incrementare questa posizione. Per quanto riguarda i ritorni, ovviamente si tratta di un REITs particolare perché, a differenza di altri REITs, ha un prezzo molto volatile. Però, per quanto riguarda i rendimenti, nell'arco di 3 anni, inclusi i dividendi, siamo quasi a un 650%, 645,7% di ritorno alla data di oggi, 14 marzo 2021, che non è niente male. A livello valutativo, invece, secondo gli analisti qui di Simply Wall Street, è molto sottovalutata. A parer mio, non è così sottovalutata. Per me, io la trovo in un fair value, se, per quanto mi riguarda, perché è vero che ha forti potenzialità di crescita, ma ha avuto una crescita, secondo me, troppo eccessiva. Sinceramente, se proprio devo dare una valutazione, intorno ai $200 la vedrei come fair value. Non la vedo assolutamente con valore intrinseco di $509, anche perché si tratta comunque di un'azienda che è quotata solo dal 2017. È vero che ha forti prospettive di crescita, ma bisogna anche considerare quella che è stata la storia di questo mercato e come ci si deve approcciare al mondo degli investimenti. Sicuramente c'è un piccolo margine di sicurezza. $510 di azione, secondo me, è fuori da ogni valutazione. Per quanto riguarda le crescite future, ci aspettiamo un 39,5% per quanto riguarda gli earnings e quasi un 33% annuo di aumento del fatturato. Per cui, ovviamente, è un'azienda che può crescere almeno nei prossimi 5-6 anni. Secondo me, ha delle forti prospettive di crescita. E per quanto riguarda la salute finanziaria, ci si trova di fronte a una marea di asset, pochissimi costi. Perché si tratta comunque di net lease, per cui i costi di gestione, in particolare per la maggior parte, sono affidati a chi va ad affittare le proprietà di Innovative Property Trust. E qui abbiamo appunto la situazione finanziaria, anche con una parte di cash che va praticamente a coprire completamente quelli che sono i costi e i debiti attuali. Dividendo un 2,63% su un valore, diciamo, di $200, si tratta di un ottimo dividendo, perché praticamente sono $2,63 annui per ogni $100, siamo quasi a 200, per cui è un ottimo dividendo, secondo me, da notare. Per quanto riguarda il payout ratio, siamo all'83%, e comunque si troverà in una situazione molto stabile. Per quanto riguarda la capitalizzazione al mercato, attualmente l'azienda è 4 miliardi e mezzo di capitalizzazione di mercato. Secondo me, nei prossimi anni la vedremo raddoppiata in maniera molto semplice, proprio perché, come dicevo prima, si tratta di un business in monopolio di un'azienda che ha una situazione di praticamente vantaggio assolutamente importante nel mercato di riferimento. E ovviamente, come sempre, voglio ricordare che questa azienda può far parte di un portafoglio ben bilanciato, sia di REITs che totale, così come ho fatto io. Ma ovviamente, come sempre, non è un consiglio finanziario. Prima di lasciarti, voglio sempre ricordarti che pubblico ogni martedì e ogni venerdì contenuti nuovi su questo canale. E poi, dal primo di aprile, ricomincerò con le live ogni giovedì, alternando Buonanotte ai mercati eppure Rizza le orecchie. Ogni lunedì pubblico un nuovo articolo sul mio blog www.risparmioinvesto.com e mi puoi trovare anche su Instagram, su io underscore risparmio. Ebbene, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto, ovviamente un commento, un bel pollice in su, che lo fai capire anche all'algoritmo di YouTube, oltre che a me. E se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!